Bentornati ragazzi su Giovi HD Sport e bentornati con un nuovo video, un nuovo episodio di questa serie, l'ho chiamata così, Team of the Week, possibili giocatori if, del Team of the Week numero 15. Team of the Week non è eccelle, però ci sono alcuni giocatori che potrebbero uscire if. Vediamo, iniziamo da questo portiere di questo Team of the Week, per me sarà Diego Lopez. O Diego Lopez oppure un altro portiere che non c'è sul foot, però ho optato per Diego Lopez. Perché? Perché il Milan contro la Roma ha pareggiato 0-0, ma anche grazie a Diego Lopez, che ha salvato il culo al Milan davvero tante di quelle volte, in quella partita che si merita una versione in forma. Infatti è finita 0-0, non ha subito gol veramente, ed era rimasto dal 70esimo in poi, se non erro, con un uomo in meno. Quindi Diego Lopez veramente ha salvato davvero tante tante palle. Prossimo giocatore abbiamo Piqué. Non è uscito l'altra volta, questa volta deve uscire perché ha segnato di nuovo un'altra rete nella vittoria per del 5-0 del Barcellona. Glick, questa è la sua seconda versione SIF, obbligatoria perché ha fatto due gol. Quindi cazzo, un difensore centrale che fa due gol è veramente una cosa unica che è rara. Naldo ha fatto un gol nella partita vinta 2-1, questo Naldo sarebbe il SIF, non so se uscirà perché comunque ha fatto un gol solo tra virgolette, perché un gol per un difensore centrale non è mai da sottovalutare. Saliovic, invece, questo giocatore ha fatto due gol nella partita vinta 0-5, ovvero fuori casa dall'off-name, o Saliovic oppure Roberto Firmino. Roberto Firmino ha fatto due assist, invece Saliovic due gol. Io ho optato più per questo perché comunque ha fatto due gol, secondo me sono più importanti i gol degli assist, anche se gli assist non sono proprio da sminuire. Hamouma, questo giocatore ha fatto un gol e due assist nella partita vinta 3-0. Pedro, scusate se non lo vedete la versione if, ma questi sono i potenziali valori. Pedro, esce Pedro, esce Piqué. Pedro ha fatto un gol e un assist praticamente da Barcellona. Depay, questo sarebbe il giocatore più atteso secondo me da molti utenti di foot, ha fatto due gol una partita diventa 5-0, quindi con molta probabilità potrebbe uscire una versione in forma di questo giocatore. Alexandre Lacazette, seconda versione if, cioè il SIF, ha fatto due gol e un assist una partita diventa 0-5 da Lione. Questo giocatore potrebbe essere davvero molto forte con una sua versione SIF, 89 di velocità, mamma mia, con un 85 di tiro probabile, 85 di tiro ragazzi, micidiale. Griezmann SIF, in questo Team League potrebbero esserci veramente moltissimi giocatori SIF, Glick, Griezmann, Naldo, Lacazette, cioè veramente wow, sarebbe un Team League fatto da 4 undicesimi dei titolari da SIF, potrebbe, ma non è detto, questa è solo una possibile Team of the Week. Griezmann obbligatorio uscirà SIF, questo qua ci metto la mano sul fuoco che esce, se non esce mi incazzo con gli e li commento, gli vado a commentare il coso su Facebook, gli dico ma come cazzo fate a non mettere Griezmann SIF, fatto 3 gol tripletta per questo giocatore nella partita finita fuori casa 4-1 dell'Atletico Madrid, e non, se non lo mettono io mi incazzo, questo lo devono mettere obbligatoriamente ragazzi, questo ha fatto 3 gol, non so in che posizione abbia giocato, comunque credo che uscirà di nuovo attaccante, se esce così comunque una buona cosa, un 80 di passaggio potrebbe avere, quindi potrebbe anche essere un ottimo COC, veramente potrebbe ricoprire molti ruoli, AT, COC, attaccante, ottimo. Questi erano i 10 titolari, ne manca uno, vabbè, mettiamo questo qui o questo qui, vabbè. Abbiamo in panchina, abbiamo Bjelland, per lui un solo gol, però comunque un gol a difensore centrale non è male. Una partita di 3-2. Vietto, questo ci sarà perché ha fatto due gol, una partita 3-0. Vasquez, questo è un po' probabile perché comunque ha fatto, cioè non è che ha fatto pochissimo, ha fatto due gol e un assist, una partita pareggiata dal Palermo per 3-3. Comunque due gol e un assist ragazzi, sono da mettere. Austin,
questo ha fatto 3 gol praticamente 3-2, quindi questo uscirà di sicuro. Poi abbiamo Yoshida, fatto un gol praticamente 3-0, difesa centrale, un gol buono. Sergio Garcia, per lui 2 gol e un assist, stanno praticamente 3-1 fuori casa. Dunque ragazzi, questo è il mio possibile team of the week 15. Per me Griezmann uscirà, così come Glick. Glick e Griezmann sono quelli che per me usciranno sicuro, gli altri sono un po' incerti, Diego Lopez anche incerto. Comunque se vogliono lo fanno uscire in forma. Ditemi voi cosa ne pensate di questo team of the week, se secondo voi devo aggiungere qualche altro giocatore, se non vi trovate in disaccordo con questo mio possibile team of the week. Commentate, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!